Anticipazione il segreto. Doña Begoña ritorna a Puente Viejo. Un arrivo sconvolgerà Don Ignacio, solo Zabal, proprio quando Donna Isabel, preoccupata per l'instabilità mentale di Ross, pianificherà di bloccare le nozze di suo figlio Adolfo e la ragazza. Nel frattempo Marta si legherà a Ramona e progetterà di sposarsi quanto prima, mentre Thomas scoprirà che presumibilmente Adolfo è nato da una relazione clandestina della madre. Le puntate che saranno trasmesse nel mese di agosto 2020, da quanto si evince sin qui, saranno davvero imperdibili, non credete? La moglie di Ignacio pronta a ritornare a casa dalla clinica psichiatrica svizzera. Nelle puntate che ci emozioneranno nel mese di agosto 2020, vedremo che Marta, determinata a dimenticare Adolfo, promesso sposo della sorella, riprenderà la sua frequentazione con Ramon, pur non essendone innamorata. Rosa, invece incinta del Los Visos e disposta a tutto per diventare sua moglie, vedrà i suoi piani sgretolarsi come castelli di sabbia, quando il suo promesso sposo le annuncerà di non volerla portare all'altare perché è innamorato di Marta. La situazione però si capovolgerà di nuovo con la falsa morte della Marchesa, che avverrà, come vedremo, in circostanze oscure. Rosa, in aggiunta a ciò, darà evidenti cenni di squilibrio mentale e Marta e suo cognato decideranno così, per non indurre la ragazza a commettere gesti estremi, a fermare tutti i loro propositi. Passeranno alcuni giorni e le coppie formate da Adolfo e Rosa, e Ramon e Marta, decideranno di incontrarsi amichevolmente per mettere da parte una volta per tutte rancori e dispiaceri. Adolfo però, quando ritornerà a casa, comincerà a piangere disperatamente. Confesserà a Thomas di non aver dimenticato Marta e di essere rimasto letteralmente scioccato quando ha appreso che presto convolerà a nozze con Ramon, che non ritiene affatto la persona adatta a lei. Suo fratello gli consiglierà di non perdere altro tempo. Se ama Marta e non vuole perderla, deve annullare il matrimonio con Rosa ed evitare altri errori. Il De Los Visos però, affranto, gli ricorderà che presto diventerà papà e di non voler condannare suo figlio all'infelicità per un suo capriccio personale. Il giorno seguente alla casona verrà organizzato un ricevimento per Marta e Rosa, presto spose. L'incontro tra le coppie sarà molto teso. Ramona, al settimo cielo, affermerà di voler sposare subito la sua amata, in modo da non oscurare il matrimonio tra Rosa e Adolfo, che celebrerà l'unione tra due importanti famiglie di Puente Viejo, ovvero il Soro Zabal e il De Los Visos. Arriva un telegramma alla casona che spiazza Don Ignacio. Manuela, intanto, sarà sempre più preoccupata per Rosa quando verificherà che la ragazza è ossessionata, non innamorata come si professa, di Adolfo. Marta e Ramon invece usciranno a prendere una boccata d'aria e si soffermeranno a parlare di Dolores, che non fa altro che mettere in giro cattive voci sul loro conto e sulla loro unione, a suo dire fasulla. Don Ignacio poi verso sera riunirà le sue figlie e farà un resoconto di tutto ciò che è accaduto nelle loro vite fino a quel momento, dalla rivelazione che Pablo e suo figlio all'arrivo della madre di quest'ultimo a Puente Viejo fino alle unioni che si celebreranno a breve. A un tratto l'imprenditore riceverà un telegramma che lo lascerà basito. Sua moglie, Doña Begoña, che in passato ha tradito con la madre di Pablo, ha lasciato l'ospedale psichiatrico e sta tornando a casa. Nel frattempo alla casona Isabel, parlando con suo figlio Thomas, si lascerà andare ad una rivelazione che lascerà il ragazzo scioccato. Dirà che Adolfo non è nato dall'amore tra lei e Simone, il padre di Thomas. Quando l'amante di Marcela pretenderà di saperne di più, lei cambierà subito discorso, affermando di volersi soffermare su un argomento molto più delicato, e cioè sul matrimonio di Adolfo. La nobildonna, quindi sconvolta dopo vari giri di parole, confiderà a Thomas che Rosa le ha puntato una pistola contro e aggiungerà che la ragazza abbia ereditato la stessa malattia della madre. Pregherà il figlio di parlare il più presto col fratello per bloccare le nozze. Il giovane così obbedirà agli ordini di sua madre e annuncerà al consanguino che tutti sono con lui, deve lasciare Rosa. Don Ignacio, intanto alla casona, condividerà con Manuela le sue preoccupazioni per il ritorno di sua moglie e deciderà di prendere le dovute precauzioni. Le tre sorelle intanto si prepareranno a riceverla, mentre Ramon affermerà di non desiderare altro che fare buona impressione sulla futura suocera. Pablo invece avrà paura che la sua presenza possa in qualche modo riaccendere vecchi ricordi nella donna, ma Carolina si dirà certa che ciò non accadrà. Isabel vuole eliminare Rosa.
Dopo alcune settimane ecco che spunterà Donna Begonia con grande gioia dalle tre ragazze. Rosa le presenterà Adolfo e la new entry al settimo cielo affermerà di essere certa che andranno d'amore d'accordo. Ad accogliere freddamente la signora invece saranno il solo Zabal, Pablo e Manuela. Don Ignazio poi verso sera non troverà le sue figlie ad accoglierlo a casa, come di consueto, e precipiterà nel panico. Adolfo invece chiederà alla madre di dirgli come comportarsi e lei lo inviterà a chiudere i rapporti con Rosa, che purtroppo è instabile psicologicamente. Adolfo però, pensando al nascituro e soprattutto all'imminente matrimonio di Marta e Ramon, affermerà di non volerlo fare. Manuela intanto rassicurerà Don Ignazio quando scoprirà che le sue figlie stanno facendo una passeggiata con Donna Begonia. Quest'ultima intanto si accorgerà dell'astio esistente tra Rosa e Marta. Il solo Zabal poi, quando rincaserà, pregherà la moglie di avvertirlo la prossima volta che intende uscire. Crede che la sua guarigione non sia completa e che possa esporre le ragazze a seri pericoli. Donna Begonia, con gli occhi bassi, gli chiederà scusa e coglierà l'occasione per indagare sui recenti litigi che hanno coinvolto le ragazze. Adolfo intanto terminerà i preparativi del matrimonio con Rosa ed estenderà il suo invito anche a suo padre, che non vede da tempo. Isabel, disperata, farà di tutto per fargli cambiare idea. Per lei Rosa è pazza e va allontanata. Donna Begonia intanto alla casona improvviserà una festa di addio al nubilato per Rosa. Manuela, preoccupata, consiglierà alla signora di riposare, ma lei non la starà ad ascoltare. Isabel intanto raggiungerà Macheda e progetterà con lui di far sparire la futura moglie del figlio. E non esiterà a definire la giovane come un inutile e pericoloso fardello. Dunque, cosa si inventerà per raggiungere il suo scopo? Vedremo. Anticipazioni il segreto. La morte di Isabel de los Visos. Una notizia sconvolgerà i fans della soap iberica nelle puntate del mese di luglio 2020. Isabel de los Visos morirà in circostanze oscure. Eulalia Castro, determinata a porre fine alla vita sia di Francisca che della Marchesa, farà salti di gioia alla notizia, ordinando al suo scagnozzo campunzano di occuparsi al più presto della Montenegro. Nel frattempo Raimundo, acciuffato dagli uomini al soldo della Castro, riuscirà a fuggire dal suo nascondiglio e a far perdere le tracce di sé. Purtroppo però, nel bel mezzo della fuga, cadrà a terra esausto e privo di forze. Raimundo rapito dagli scagnozzi di Eulalia. Isabel e Francisca in pericolo. Nelle puntate estive la perfida donna Eulalia sarà più spietata che mai. La parente di Salvador Castro, come di certo ricorderete, fu reclusa dalla stessa Francisca Montenegro in un manicomio dopo aver intercettato le sue perfide intenzioni. Eulalia, come vedremo in estate, si metterà dapprima sulle tracce di Raimundo quando scoprirà che quest'ultimo sta facendo di tutto per salvare la sua amata dalle cattive intenzioni di Isabel de los Visos, per poi passare a colpire la odiata Montenegro. Con l'aiuto di Campunzano, uno dei suoi più fidati scagnozzi, la Castro acciufferà Lulloa proprio mentre quest'ultimo sarà a un passo dal nascondiglio nella nobildonna. Stordito, l'ex locandiere verrà portato in un casolare abbandonato. Campunzano poi informerà la sua padrona del successo del loro piano, aggiungendo che i cittadini di Puente Viejo, così come la stessa Francisca Montenegro, la daranno per morta dopo le torture subite in manicomio. Eulalia, dopo queste parole, ripenserà a tutto il dolore che le ha fatto provare Francisca e ordinerà al suo braccio destro di passare alla fase successiva, colpire i de los Visos. Chi in particolare? Isabel oppure i suoi figli? Marcella e Mattias, dopo alcuni giorni, cominceranno a interrogarsi sulla strana assenza di Raimundo dal paese. E preoccupatissimi, decideranno di indagare. Pertanto si rivolgeranno ai centralinisti della regione al fine di capire se l'uomo abbia fatto oppure sia stato destinatario di qualche telefonata compromettente.
Campunzano nel frattempo informerà Donna Eulalia che le condizioni di salute di Raimundo sono pessime. L'uomo intanto, esausto, proverà a scappare dalla fattoria e dopo diversi tentativi andati a male, riuscirà a dileguarsi. Quando Campunzano se ne accorgerà, andrà su tutte le furie e organizzerà subito una squadra per ritrovare Lulloa. Nel frattempo, alla Habana, Maurizio farà visita a Francisca e le consegnerà un'arma. La Montenegro lo guarderà stranita e lui risponderà di essere certo che qualcuno la vuole morta. Raimundo nel frattempo, inseguito dai ceffi di Eulalia, riuscirà a disperdersi, inoltrandosi in un sentiero nascosto. Eulalia, quando apprenderà il tutto, ribollirà di rabbia e lascerà intendere al suo sottoposto che se non le riporteranno Raimundo al suo cospetto, pagherà conseguenze amarissime. Campunzano la tranquillizzerà, ogni singola area boschiva sarà controllata minuziosamente. Isabel viene assassinata. È stata Francisca a macchiarsi dell'omicidio? Nel frattempo Isabel entrerà nella stanza di Francisca e, non trovandola, comincerà a rovistare tra i suoi effetti personali in cerca di qualcosa. All'improvviso la Montenegro si paleserà al suo cospetto, facendole notare di non averle chiesto il permesso. Donna Eulalia non vorrà perdere altro tempo e ordinerà a Campunzano di eliminare uno ad uno i suoi nemici. Mattias nel pomeriggio incontrerà Francisca per strada e non esiterà a chiederle di Raimundo, scomparso da giorni. Lei affermerà che tutti sono riusciti a incontrarlo, tranne lei, sfortunatamente. Ma aggiungerà di essere certa di poterlo localizzare. Specificherà poi che ripasserà in locanda non appena avrà più dettagli. Quando la Montenegro rincaserà, ecco che verrà freddata da una terribile notizia. Isabel le dirà che la sua nemica, Donna Eulalia, non è morta, ha solo simulato il suo decesso. È viva ed è sulle loro tracce. Le due donne, così unite dallo stesso destino, decideranno di stilare un piano comune per difendersi. Ma ci si potrà davvero fidare di Isabel? Comunque sia, la Montenegro affermerà che questa volta annienterà definitivamente Eulalia. La Marchesa poi condividerà con Macheda le sue preoccupazioni. Ammetterà di sentirsi vicina al pericolo, ma il suo capomastro, innamoratissimo di lei, le assicurerà che farà di tutto per proteggerla. Successivamente la donna radunerà i suoi figli, lanciando l'allarme. Qualcuno vicino alla famiglia Castro e senza scrupoli vuole sterminarli. Devono prendere precauzioni estreme. Nel frattempo Isabel scoprirà che Rosa, la promessa sposa di Adolfo, è in dolce attesa, ma sorprendendo lo stesso Ignazio, non commenterà negativamente la notizia. E forse perché avrà altro di cui occuparsi. Francisca visiterà Maurizio, che cercherà invano di indagare sulle sue prossime mosse. Isabel invece darà a Macheda l'impressione di dirgli addio e per tutto il giorno il capomastro cercherà di dare un senso alle sue enigmatiche parole. Raimundo nel frattempo esausto, senza acqua né cibo, inciamperà e cadrà a terra, privo di forze. Cosa ne sarà di lui? Intanto la Habana si consumerà una vera e propria tragedia. Verrà ritrovato il corpo privo di vita di Isabel de los Visos. Huertas, chiamato ad effettuare un sopralluogo, dedurrà che l'assassino non abbia forzato nulla. Macheda, disperato, così come lo saranno anche Thomas e Adolfo, racconterà ad Alicia i dettagli della sua ultima chiacchierata con la nobildonna. Già sapeva di andare incontro a un tragico destino. Nel frattempo Ignazio apprenderà sconvolto la notizia della morte della nobildonna, mentre Rosa non si preoccuperà minimamente del tragico evento. Anzi, chiederà ad Adolfo di non rimandare i preparativi del matrimonio. Intanto uno sconosciuto noterà Lulloa svenuto a terra. Dopo averne esaminato il polso, deciderà di portarlo via. Campunzano informerà Eulalia della morte della Marchesa ed entrambi perverranno alla conclusione che sia stata Francisca a macchiarsi del delitto. Eulalia, con un sorriso che non lascerà presagire alcunché di buono, affermerà che presto stessa sorte toccherà anche alla sua nemica numero uno, ovvero a Francisca. E ci chiediamo, Isabel è morta davvero oppure con l'aiuto della Montenegro ha soltanto inscenato la sua dipartita? Raimundo si riprenderà? Salverà la sua amata? Vedremo.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.